Quest'anno ha conquistato il pubblico televisivo con la popolarità della fiction, però noi l'abbiamo amata anche in alcuni camei molto particolari, nella commedia, divertenti, ma soprattutto nell'Arminuta, uno dei più bei film di quest'anno, se posso dirlo. Vanessa Scalera, un ruolo difficile, e per lei c'è il premio Nastri Nuove Maglie, che insomma viene Grazie. Con lei Andrea Miccichè, presidente di Nuove Maglie. Insomma, che è un film che è stato molto difficile, molto coinvolgente. In platea abbiamo anche Maurizio Tedesco in rappresentanza della produzione. Maurizio e Emanuele Tedesco, c'è Paola Poli con lui, tutto un blocco di produttori con Roberto Sbarigia. E soprattutto mi fa piacere che in questo film tu abbia dato veramente corpo e anche insomma abbia interpretato un ruolo molto difficile, tratto in un film tratto da un romanzo di Donatella di Pietrantonio, veramente molto duro. Che ci vuoi dire? Abbiamo visto questa parte. No, grazie intanto per il premio. Poi hai lavorato con delle ragazze bravissime. Sì, stupende. Infatti vorrei condividere e dedicare questo premio con Giuseppe Bonito, il regista, poi con le bambine, con tutti i reparti tecnici soprattutto. È stato un film piccolo, tutto in salita, e quindi è giusto condividerlo con loro. Grazie. E io spero che questo sia un inizio per te con noi. Andrea, che cosa significa questo premio? Avete deciso di premiare un'attrice, ho visto una motivazione molto affettuosa e molto interessante. Beh, interpretazione affettuosa sì, ma è una grandissima interpretazione, una grande attrice. Noi ogni anno scegliamo attori e attrici che svolgono un'interpretazione importante, quello che ha fatto Vanessa lo è stato sicuramente. Grazie mille. Vanessa Scalera. Grazie. Grazie. Grazie mille.